Variante Aurelia, nuovo stop ai lavori, la ditta costruttrice Toto rescinde il contratto con ANAS. Materiali di risulta, resti di asfalto e plastiche, scoperta dai carabinieri forestali a Ceparana una discarica abusiva. Sarzana verso il ballottaggio, al salotto del signor Rossi il faccia a faccia tra gli sfidanti Cavarra e Ponzanelli. Riconvertiamo Sea Future, domani al centro Allende un convegno per dibattere su spese militari e esportazioni di armi. Studenti liguri a lezioni di Europa, Varese Ligure una tre giorni alla presenza di 24 giovani. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati al TLS Giornale. Si bloccano ancora una volta i lavori per la realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia alla Spezia. La ditta costruttrice ha comunicato di voler rescindere il contratto con ANAS, a rischio un'opera fondamentale e 80 posti di lavoro. Vediamo, le immagini sono di Davide Morina. Si ferma di nuovo il cantiere del terzo lotto della variante Aurelia. La Toto Costruzioni, a quanto comunicato ai sindacati, ha deciso di rescindere il contratto con ANAS. Abbiamo appunto avuto oggi la notizia che è stata richiesta la rescissione del contratto tramite il Tribunale di Roma. Il come non ci è dato sapere di preciso perché non abbiamo ancora nulla di ufficiale, però pare che il problema sia economico per quanto riguarda le varianti richieste da ANAS, da Toto, e che non sono state accettate di fatto da ANAS, dalla committenza. L'opera, progettata negli anni 90 e che si trascina da oltre 10 anni, vale 120 milioni di euro più le varianti progettuali al centro del contendere per 50 milioni. Il 40% dei lavori sono stati completati, ma uno stop adesso significherebbe una nuova gara d'appalto e quindi un fermo di almeno altri 2 anni. E la prospettiva, se la ditta non tornerà sui suoi passi, non è rosea neanche per gli occupati. In futuro sembra che 40 nell'immediato vengano, la prospettiva sia il licenziamento. Purtroppo non è che gli altri 40 rimanenti siano totalmente salvi, diciamo che sono 80 famiglie in mezzo a una strada, 80 persone senza stipendio. CGIL, CISL e UIL in una conferenza stampa unitaria hanno annunciato battaglia. Noi dopo l'incontro di questa mattina, che ci hanno reso ufficialmente proprio la comunicazione che vogliono abbandonare il cantiere, abbiamo subito mandato una comunicazione giù a Chieti, alla sede amministrativa, che abbiamo convocato un'assemblea per lunedì dalle 13 alle 15, dove spiegheremo a tutti gli operai la situazione che ci è stata comunicata e vedremo di prendere provvedimenti per tutelare al massimo i nostri associati. Il nodo poi è quello del sistema degli appalti pubblici, un problema tutto italiano. Questo è un problema che, se non si risolve, avremo sempre questa situazione. Ci troveremo in cui l'azienda che acquisisce e vince una gara, ci troviamo poi a dover assistere a questi tira e molla rispetto a varianti e quant'altro. Quindi è un sistema che va rivisto dal nostro punto di osservatori che siamo nell'edilizia in modo particolare e di opere pubbliche poi. Quindi sostanzialmente ci vorrebbero una normativa sugli appalti che preveda, insomma, che le aziende non tirino per la giacchetta gli enti pubblici e viceversa. E in una nota ufficiale ANAS, a fronte di questa situazione, ha comunicato di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa, oltre a richiedere i danni e ad avviare le procedure per il riappalto dei lavori per stralci funzionali per rendere fruibili i tratti di volta in volta completati. ANAS inoltre incontrerà a breve la Regione Liguria per illustrare nel dettaglio le problematiche e prospettare il nuovo piano d'azione e le soluzioni individuate. Un fulmine a ciel sereno, commenta così in una nota ufficiale la Regione Liguria. L'iniziativa della ditta è giudicata dalla Regione come inappropriata e lesiva delle esigenze di un territorio che su quell'opera pubblica fa affidamento per risolvere antichi problemi di viabilità.
La Regione ha annunciato di convocare insieme al sindaco della Spezia Peracchini i vertici di ANAS e il Ministero delle Infrastrutture per individuare tutte le possibili soluzioni per il completamento dell'opera nel più breve tempo possibile. E sulla vicenda intervengono anche i consiglieri comunali di PD, leali a Spezia, Partito Socialista, Spezia Bene Comune. Una notizia gravissima, commentano, chiediamo un intervento immediato della Regione e del Governo per risolvere la contesa tra Toto e ANAS, prioritario trovare una soluzione per gli 80 lavoratori senza cassa integrazione. Materiale di risulta derivanti da demolizioni edili, scarifica stradale e altri materiali plastici di varia natura. È quanto hanno scoperto ieri a Ceparana nel corso di una perquisizione carabinieri e carabinieri forestali su delega dell'autorità giudiziaria. La perquisizione in una nota impresa locale era finalizzata proprio a verificare la presenza di rifiuti speciali interrati nell'area interessata dagli accertamenti. Dai sondaggi alla presenza di ARPAL a varie profondità sono emersi proprio questi rifiuti speciali, una condotta illecita che configura i reati di attività di gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane della Spezia hanno sequestrato oltre 27.000 paia di calzature sportive contraffatte. La merce, per un valore commerciale stimato in circa 900.000 euro, è stata scoperta mediante l'incrocio di elementi delle banche dati. Le calzature erano destinate a una ditta già da diversi anni e operante nel settore. Passiamo al ballottaggio che si terrà il 24 giugno a Sarzana. Questa sera al salotto del signor Rossi faccia a faccia tra i candidati che sono arrivati al secondo turno, cioè il sindaco uscente Alessio Cavarra per il centro-sinistra e la candidata del centro-destra Cristina Ponzanelli. E vediamo una breve anticipazione della trasmissione che sarà in onda questa sera a partire dalle 21.30. Il motivo per il quale dovrebbero darvi il voto? Una domanda che vorrei fare, rivolgermi ai miei concittadini, è consegnereste la città di Sarzana all'improvvisazione, a chi non ha idea di come si amministra una città? Ecco, io ritengo che la città di Sarzana non ne abbia bisogno in questo momento, la città di Sarzana ha bisogno di proseguire il suo cammino, il suo sviluppo, che in questi anni ha dato dei segnali importanti, lievi ma importanti, sul turismo, sulla cultura, su questo su cui noi cercheremo di basare anche l'azione amministrativa. La nostra città dovrà diventare a tutti gli effetti la città della cultura, non solo nel nostro territorio regionale ma nazionale, e i progetti che noi abbiamo sono concreti a differenza degli altri. Quindi io l'appello che faccio è ai nostri concittadini, a quelli che mi hanno votato di ritornare a votare, a quelli che non mi hanno votato perché hanno avuto altre possibilità di candidature di centrosinistra all'elettorato moderato, di darmi ancora fiducia. Ci sono le concrete possibilità per proseguire lo sviluppo. Ponzanelli. Io mi rivolgo a tutti i cittadini che hanno già al primo turno bocciato sonoramente il sindaco Cavarra e la sua amministrazione per evidente, chiara incapacità amministrativa. Votare in un senso o nell'altro in questo momento non è una questione di colore, non è una scelta di destra o di sinistra, è un atto di buonsenso e di amore nei confronti della nostra città, come si fa a votare chi ha dimostrato nel corso di tutti questi anni di non essere assolutamente all'altezza della situazione. Il 70% di voi ha già deciso che è il momento di cambiare, allora a questo punto la scelta è semplice, noi o loro? Loro restiamo Sarzana, noi cambiamola, riportiamola ad essere la bella città che era un tempo, abbiamo un futuro meraviglioso da costruire davanti a noi. Loro, politici di professione che vantano un'esperienza amministrativa a dir poco fallimentare, noi civici che abbiamo un lavoro, che abbiamo una vita e che ci mettiamo a disposizione per il bene comune della collettività, perché teniamo a Sarzana e vogliamo per lei un futuro di cambiamento. Cambiamo insieme. Questa
domenica 17 giugno sarà riaperta a senso unico alternato dopo 2 settimane di interventi la strada della Ripa. La corsia accessibile al traffico sarà quella a valle. Nel tratto, dove sono in corso lavori di realizzazione di una galleria artificiale paramassi, la strada, la carreggiata, è stata allargata. Da oggi a fine lavori, previsti entro la fine dell'anno, si avrà un nuovo breve periodo di chiusura in autunno. L'intervento complessivo interessa un tratto stradale di 320 metri. Il comitato Riconvertiamo Sea Future per domani dalle 17 al centro Allende ha organizzato il convegno per un mare di pace, Riconvertiamo Sea Future. Alla manifestazione aderiscono una ventina di associazioni, tra cui anche la Caritas diocesana e le ACLI, che pongono l'accento sull'aumento della spesa militare e l'esportazione degli armamenti in paesi in via di sviluppo. Sergio Diofili. Un convegno è una serie di eventi in piazza, li annuncia il comitato Riconvertiamo Sea Future, che nel giorni del salone, in programma all'interno dell'arsenale, promuoverà diverse iniziative per portare all'attenzione dell'opinione pubblica tutta una serie di tematiche. Quali sono? Sì, la manifestazione Sea Future, che è nata ormai 12 anni fa, era nata come un evento per promuovere la sostenibilità ambientale, per promuovere il Parco delle Cinque Terre, le tecnologie rinnovabili. Nelle ultime 3 edizioni si è praticamente trasformata in una edizione per promuovere il comparto militare e industriale, in modo particolare per promuovere la vendita delle navi dismesse da parte della Marina Militare Italiana. E questo è un fatto che ha cambiato radicalmente appunto la natura di questo evento, e non è un caso che i maggiori appunto promotori siano appunto la Marina Militare Italiana, AIAD, che è l'Associazione delle Industrie della Difesa, Fincantieri, Finmeccanica, cioè tutto il comparto militare. Il comitato punta il dito anche sugli inviti delle marine militari di paesi stranieri, se così si possono definire, non presentabili. La legge 185 del 90, che è quella che regolamenta le esportazioni di materiali militari, quindi anche di navi militari italiane, afferma di fatto che è vietato esportare armamenti a paesi in conflitto armato e a paesi appunto dove ci siano gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. E quello che noi evidenziamo è questo: questi paesi, in gran parte soprattutto quelli africani, avrebbero bisogno di aiuti umanitari, avrebbero bisogno di sostegno appunto a progetti di sviluppo effettivamente sostenibile, e lo vediamo anche per via della questione appunto dei migranti di cui si parla in questi giorni, e invece pensare di esportare a questi paesi appunto sistemi militari davvero dovrebbe porre qualche questione. Il tutto quindi in un convegno al centro Allende, dove si parlerà di armamenti, inquinamento e crisi umanitarie. Quando e a che ora? E ne parleremo domani, sabato appunto 16 giugno, dalle 17 alle 20:30, invitando relatori nazionali e anche locali per parlare appunto del piano di difesa italiano ed europeo, e soprattutto del controllo dei mari, ma anche di progetti positivi che ci sono, come per esempio Mediterranean Hope, messo in campo da diverse associazioni della società civile. Daremo spazio a diverse testimonianze, sia dei popoli sahrawi, sia dei popoli palestinesi, sia di migranti. Quello che noi vorremmo è che Sea Future diventi davvero una voce pluralista, tornare alla sua natura originaria, dove tutti quanti parlano e si ascoltano anche con parole e pensieri differenti, che noi abbiamo un estremo bisogno. Una città sempre più turistica non può fare a meno dei servizi a favore degli ospiti. In questo quadro si inserisce la richiesta di un servizio sanitario alla stazione centrale, soprattutto nei fine settimana, quando migliaia di persone si riversano in quella zona. E questo è l'argomento della nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis. Una città sempre più turistica. Il boom di visitatori non riguarda solo le crociere. In questo inizio di stagione si sta registrando un aumento consistente dei flussi, con positivi effetti per l'economia locale. La nostra città sta diventando una delle mete preferite dai turisti italiani e stranieri. Qualcuno parla di effetto Cinque Terre. Certamente le cinque perle della nostra provincia contribuiscono a questo successo della città e del suo golfo, ma è altrettanto vero che sono tante le cose che la nostra provincia offre ai visitatori, sia dal punto di vista delle bellezze naturali che dei musei, e da quello non trascurabile dell'enogastronomia.
Con un risveglio turistico di tali proporzioni è necessario però che il territorio si attrezzi per garantire agli ospiti servizi adeguati sia dal punto di vista informativo che da quello dei servizi alle persone. E a questo proposito ci sembra importante la richiesta avanzata in questi giorni dal capogruppo di Leali a Spezia, Guido Mellei, di creare un presidio sanitario alla stazione ferroviaria. È qui che si concentrano ogni giorno, ma soprattutto nei fine settimana, migliaia di persone. È importante quindi garantire da parte dell'ASL un servizio di prima assistenza. L'amministrazione ha giustificato l'aumento della tassa di soggiorno portata a 2,5 euro da quest'anno con l'obiettivo di spenderla in servizi dedicati all'accoglienza. Se veramente questo è l'obiettivo, gli operatori non potranno che essere soddisfatti. E a questo proposito, perché allora non replicare l'iniziativa avviata dalla passata giunta, in particolare dall'ex assessore al turismo Luca Erba, che prevedeva l'utilizzo dei ragazzi delle scuole del Dapassano e dell'Einaudi, settore turistico, venivano utilizzati per gli uffici informazione che erano ubicati in Largo Fiorillo, alla stazione ferroviaria, al Museo Lia e anche in via Carducci. Un'iniziativa che era stata avviata grazie all'iniziativa Scuole Lavoro, ma che potrebbe essere replicata, visto che una cosa interessante non credo non si possa più fare. Il ligure Matteo Antonelli è stato riconfermato alla presidenza di La Spesa in Campagna, l'associazione promossa da CIA Agricoltori Italiani per valorizzare l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli. 33enne di Ortonovo, dove conduce un'azienda che produce olio e vino con agriturismo e fattoria didattica, Antonelli è stato rieletto nel corso dell'assemblea svoltasi ieri a Roma. Insieme ad Antonelli rinconfermati anche la vicepresidente Beatrice Tortora e il direttore Tommaso Buffa. Restauro e turismo insieme per valorizzare le bellezze del territorio e creare un volano per l'economia. Continua l'opera di intervento sul chiostro di San Francesco da parte dell'Associazione Italia Turismo e Arte, dove il turista che visita il cantiere diventa anche mecenate dell'opera. Maria Cristina Sabatini e Davide Morina. Arte e turismo sono un volano per tutta l'Italia, anche per il territorio di Sarzana. Qui abbiamo fatto un passo avanti, si parla di restauro legato al turismo. Di cosa si tratta e come sta procedendo il restauro di San Francesco? Noi siamo Italia Turismo Arte, un'associazione di restauratori, e abbiamo praticamente inventato questo modello, cioè il connubio tra il restauro del patrimonio storico-artistico prettamente di proprietà degli enti pubblici e il turismo, cioè il turista che compra i pacchetti realizzati dai tour operator con i quali noi creiamo, facciamo queste convenzioni, diventa il mecenate del nostro restauro. Questo è un modello assolutamente unico, applicato qui a Sarzana, nel restauro del chiostro degli affreschi del chiostro di San Francesco. Ecco, proprio nel restauro del chiostro poi ci sono stati degli sviluppi che hanno portato alla realizzazione anche di alcuni corsi. Sì, mentre si stava valutando insomma, l'intervento diciamo, manutentivo del tetto, abbiamo visto che c'erano dei problemi per raggiungere proprio le altezze. I nostri tecnici si sono arrampicati fino su al campanile e da lì sono scesi sulle zone dove potevamo intervenire. E quindi abbiamo poi pensato di realizzare questo corso specifico, restauro in quota, attraverso chiaramente l'utilizzo di queste funi, attrezzature in sicurezza, raggiungiamo i punti più alti o anche difficili da raggiungere con impalcature eccetera, ci mettiamo meno tempo, il lavoro costa meno e soprattutto il turista e anche il cittadino continua a fruire e a guardare l'opera che sennò altrimenti con il metodo classico sarebbe coperta da un ponteggio. Quanto è importante il connubio tra arte e turismo per lo sviluppo del nostro territorio? Direi che sta diventando fondamentale. Fondamentale perché ci sono milioni di persone che viaggiano soltanto per visitare località d'arte e partecipare a manifestazioni culturali. Quindi è una grande fetta di mercato
che possiamo coinvolgere. Visitare una città d'arte, ma soprattutto vedere un restauratore all'opera. Il restauratore che è un artigiano, che mette l'amore, la passione e ti racconta il posto, diventa fondamentale per il turista che non viene soltanto più per vedere il posto, ma vuole immergersi nella vita locale, vuole vivere l'avventura, vuole vivere l'esperienza. Quindi, come diciamo solito, le botteghe d'arte, un artigiano, chi meglio di loro, possono veramente trasmettere l'amore e la passione non soltanto del loro lavoro, ma anche della località. La Marina Militare promuove una serata di raccolta fondi a favore della Fondazione Francesca Rava per la costruzione della scuola materna definitiva di Pieve Torina, Macerata, zona del centro Italia distrutta dal terremoto del 2016, dove la terra ancora treme e il 90% degli edifici sono inagibili. Il concerto si terrà domani, sabato 16 giugno alle 21:30, al centro logistico di supporto areale Umberto Maddalena a Cadimare. Studenti liguri a lezione di Europa. Si è concluso oggi a Varese Ligure lo stage di 3 giorni a cui hanno partecipato 24 ragazzi provenienti un po' da tutta la Liguria. Scopriamoli di più nel servizio di Italo Lunghi. Si è conclusa questa mattina presso l'albergo Amici di Varese la 3 giorni di incontro per 24 giovani provenienti da 6 istituti superiori liguri per discutere di futuro dell'Europa e di quale aspettative coltivino i giovani. Ad organizzare l'evento, giunto alla 7ª edizione, l'Associazione dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che ha stabilito un tema particolarmente significativo. Una vita senza guerre, l'Europa unita per la pace. È un lavoro che abbiamo elaborato, come dicevo, 7 anni fa, e che funziona ogni anno alla fine della scuola con 24 studenti provenienti da 6 istituti liguri del 4º anno. Il nostro scopo è quello di diffondere la cultura e la conoscenza dell'Unione Europea per capire come l'Europa non è solo l'Europa economica, ma l'Europa degli ideali dei nostri padri fondatori. Un'Europa che garantisce la pace tra i popoli. E oggi è una giornata speciale per ricordare anche i 70 anni di pace che l'Europa ci ha garantito per i giovani e per i meno giovani. Il presidente della provincia della Spezia ha potuto apprezzare il lavoro dei 24 giovani che hanno prodotto efficaci strumenti di comunicazione sull'importanza della partecipazione al voto per le prossime europee del 2019. E si sono incontrati in questi 3 giorni, hanno collaborato, hanno lavorato insieme, hanno passato momenti, hanno condiviso le proprie idee e per arrivare poi chiaramente ad avere un prodotto unico, un prodotto unitario, come del resto dovrebbe essere la nostra Europa. Singolare anche il metodo di lavoro. Il corso si basa soprattutto sull'apprendimento cooperativo. I ragazzi che non si conoscevano, provenienti dalle 4 province della Liguria e da scuole diverse, si sono conosciuti, sono diventati amici e porteranno, penso, nel cuore, che ne dici? Certamente, Alessandro? Sì. Il valore aggiunto della cooperazione, come deve essere secondo noi nell'Europa unita. Che cosa vi ha lasciato questa esperienza? Sicuramente è stata un'esperienza molto costruttiva, e davvero molto interessante, e sicuramente usciamo tutti molto più consapevoli da questo stage e anche ricchi di nuove amicizie e di nuovi patrimoni culturali che ci porteremo sicuramente dietro. Siamo stati 3 giorni tutti qua insieme, è stata un'esperienza per me bellissima, ho imparato un sacco di cose sull'Unione Europea, quindi invito tutti anche a votare dopo il lavoro che abbiamo fatto alle elezioni europee del 2019. È stata una fantastica esperienza anche per conoscere nuove persone, nuovi amici e capire come lavora l'Unione Europea, perché tutti sappiamo che cos'è, ma non sappiamo veramente cosa fa per la nostra vita quotidiana. I giovani credono nell'Europa? A volte sembra di no. E invece, guardando questi ragazzi, questi stage organizzati con così tanta passione, torna di nuovo molta speranza. Sì, sì, credo che sia l'unico futuro, va mantenuta, va protetta e va migliorata di sicuro. I giovani sono stati divisi in gruppi di lavoro ed è stato il gruppo Europei Empatici a vincere il premio, che consiste nella visita al Parlamento Europeo. In quell'occasione saranno ospiti dell'onorevole Brando Benifei.
È stato inaugurato ieri il nuovo spazio gioco educativo a Casola in Lunigiana, che sarà gestito dalla Società della Salute della Lunigiana. Il point educativo si trova all'interno dell'ex asilo nido nel centro di Casola, di proprietà del comune, completamente ristrutturato dopo il terremoto del 21 giugno 2013. Tante persone e i bimbi della scuola dell'infanzia con le insegnanti hanno animato l'inaugurazione, che è stata suggellata dalle parole di Rosanna Vallelonga, la quale ha sottolineato che questa nuova apertura rappresenta un ulteriore tassello nella rete dei servizi a beneficio delle categorie più deboli, in questo caso i minori, in un territorio che si sta dimostrando molto ricettivo. E mancano davvero pochi giorni alla 19ª edizione del Sarzana Opera Festival, manifestazione nata per valorizzare i giovani talenti della lirica. Conosciamo qualche dettaglio sul programma nel servizio di Maria Cristina Sabatini. Al via la 19ª edizione del Sarzana Opera Festival. Quando inizierà? Quale sarà il programma di quest'anno? Qualche curiosità? Sì, solo qualche curiosità, perché il programma è estremamente ricco. Ancora una volta siamo alla 19ª edizione, felici di essere arrivati così lontano con tantissimi giovani che sono stati promossi negli anni passati. Speriamo che anche quest'anno ve ne saranno degli altri. Tantissimi personaggi della lirica presente che faranno parte della nostra giuria. Renata Bevanska sarà il presidente della giuria, ma torneranno tra i giurati Katia Ricciarelli, tornerà Fabio Almigliato e tantissimi altri personaggi. Il programma, prego chi ci ascolta di consultarlo, perché è molto ricco, molto, molto ambizioso. Spazia dalla serata inaugurale, che è dedicata all'operetta, con Daniela Mazzuccato, il grande Elio Pandolfi, che torna a Sarzana dopo tanti anni. Poi avremo dibattiti sulla lirica, sul futuro della lirica, con grandi personaggi, Marco Tutino e Claudio Razzi, e poi tanta produzione lirica, sia nella fase in cui si svolgerà il concorso vero e proprio, sia nella fase successiva, che andrà dal 1 all'8 luglio, che è dedicata alla masterclass per i giovani cantanti. Quest'anno la masterclass è dedicata a Donizetti, ci sarà la produzione in due serate, addirittura il 7 e l'8 luglio, in Fortezza Firma Fede, di un'opera di Donizetti poco conosciuta, Rita si chiama, un'opera che viene presentata in una versione estremamente nuova, particolare, arricchita, diciamo, però non voglio dire molto di più per non rubare la sorpresa. Dico soltanto che è un'idea nuova anche questa, quella di produrre opere meno conosciute, che però sono un patrimonio del nostro paese e quindi vanno soprattutto in ambienti più piccoli come quello nostro, evidentemente, che il teatro è molto più piccolo, e quindi è importante promuovere anche questo tipo di musica. Ecco, fra le collaborazioni continua, allora, ovviamente sicuramente il comune di Sarzana, Santo Stefano è il comune con il quale ci siamo, diciamo, accorpati, ci siamo uniti, e iniziamo quest'anno proprio il 25 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Magra con la voce di questo nuovo dell'armonicord e con la presenza di Armigliato. L'altra serata sarà a Ponzano al Monte, l'altra serata ancora sarà nel borgo a Santo Stefano con un musical. Allora, chiariamo bene, Santo Stefano non ha bisogno di biglietto, basta presentarsi un po' prima, mettersi in coda e sistemarsi. Sarzana invece ha bisogno dei biglietti, eccetto la serata della tavola rotonda del 27. I biglietti sono disponibili presso la pasticceria Gemmi, venite in orario del negozio, siamo sempre aperti, telefonando ve li mettiamo da parte, sono gratuiti sino esaurimento posti. E ricordiamo che questa sera alle 22:40, dopo il salotto del signor Rossi, andrà in onda uno speciale dedicato all'edizione 2018 del Sarzana Opera Festival. E torna l'appuntamento con la Saliscendi Beverino, che si svolgerà questa domenica, non solo passeggiata o corsa per i più grandi, ma anche una gara dedicata proprio ai bambini. Il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Davide Morina. Domenica, a partire dalle 9:30, la 9ª edizione della Saliscendi Beverino.
Sì, aspettiamo numerosi tutti gli appassionati di corsa e anche chi vuole semplicemente fare una passeggiata. L'appuntamento è al Parco San Cipriano, appunto di Beverino, nell'area verde dove c'è anche la festa d'estate. Ci si trova lì, si può anche pagare l'iscrizione sul posto, sono 14 km di corsa o anche camminando in mezzo al bosco con un guado veramente in un paesaggio suggestivo. Siamo giunti alla nona edizione. Ringraziamo il Comune di Beverino e la WISP di La Spezia e Val di Magra. Pensiamo che quest'anno sarà un successo come nelle edizioni precedenti, perché vengono appunto runner dalla Spezia, essendo inserito nel circuito di Corri Lunigiana, anche dalle località, diciamo, della vicina Toscana piuttosto che dell'Emilia. Percorso è semplice? Ma il percorso è piuttosto impegnativo per chi la fa di corsa, è una passeggiata per tutti gli altri. Ecco, ci sarà anche uno spazio riservato ai bambini. Esattamente, lo spazio riservato ai bambini è diciamo, con un mini circuito di 500 metri che si svolgerà prima della gara ufficiale. Logicamente aspettiamo diversi bambini, perché in questo circuito del Corri Lunigiana diverse squadre hanno il settore giovanile come il nostro. Dov'è questo circuito? Sempre lì all'interno della fiera di San Cipriano. Questa manifestazione è organizzata da Spezia Marathon DLF, sia nella gara amatoriale che sia nella gara giovanile. Siamo con i protagonisti della gara riservata ai bambini. Come ti chiami e da quanto corri? Mi chiamo Gledio, ho 9 anni e corro da un anno. Mi chiamo Leonardo, ho 9 anni e corro da 3 anni quasi. Sono Agostino, ho 7 anni e corro da 2 anni. Sono Marco. Quanti anni hai? 4. E da quanto corri? 1. Un anno. Un anno. E prima di chiudere, uno sguardo al meteo per la giornata di domani, sabato 16 giugno. Sulla costa avremo al mattino cielo sereno e condizioni di bel tempo anche per il pomeriggio, quindi un bel sabato di sole. Umidità su valori medi, venti tra deboli e moderati in prevalente regime di brezza, nel pomeriggio tendenza a disporsi in circolazione anticiclonica da nord-ovest a levante. Mare poco mosso, le temperature oscilleranno tra una minima di 18 e una massima di 28 gradi. Ed è tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.